Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui andrò ad assaggiare questi pochi al tè matcha. Per chi mi segue da parecchio tempo si ricorderà che io avevo già assaggiato questo genere di prodotto, ovvero i pochi, ma erano alla fragola ed era una cosa come quasi 3 anni fa praticamente, perché stavo a Sydney, quindi fate un po' voi, non avevo trovato questi, che erano al tè matcha, che erano quelli che volevo assaggiare, perché io non ho idea di che sapore abbia questo tè verde con il latte, sostanzialmente, questo è il matcha latte. Vi faccio vedere velocissimamente la confezione, perché non è niente di particolare, c'è scritto praticamente tutto in giapponese o cinese che sia, c'è semplicemente la scritta pochi e dietro hanno attaccato ovviamente un'etichetta con gli ingredienti, anche i valori nutrizionali. Direi di andare ad aprire, così li vediamo e vediamo anche la bustina all'interno della confezione, perché dovrebbe essere interessante. Quindi è semplicemente verde con appunto la scritta pochi, quindi andiamo ad aprire anche questo. Ok, andiamo a prendere un bastoncino, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino. Appunto, vedete, è un verdino non particolarmente acceso, se lo metto in confronto con la sua confezione, vedete decisamente la differenza, però comunque sia è appunto ricoperto, è sostanzialmente un Mikado ricoperto di cioccolato verde, praticamente. Quindi assaggiamo. Decisamente niente male, devo dire. È un sapore molto delicato, non quasi non si sente, però appunto si sente appunto un po' di retrogusto di tè con il latte, mettiamola così. Il tè verde so che ha un gusto molto particolare, in realtà non mi piace particolarmente e in realtà a me non piace nemmeno mescolare il tè con il latte come fanno per appunto gli inglesi, quindi è molto strano che mi piacciono queste cose qui, ma d'altronde i giapponesi sanno fare bene il loro lavoro e non potevano che essere buoni questi pochi al tè matcha. Quindi consigliati, se li trovate, li trovate generalmente negli Asian Market o se li trovate all'estero c'è Daiso, appunto dove vengono vendute cose orientali, appunto in questo caso specifico cibo. Quindi se siete curiosi e li trovate, prendeteli ed assaggiateli. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e magari attivate anche la campanella in modo tale da rimanere aggiornati su tutti i video che carico, in genere è una settimana. In descrizione trovate il link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure fuori dai video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!